Io sono il capitolo 42. Ricevo una lettera d'amore di Amir. Scrive che solo quando uno è lontano dal proprio mondo si rende conto di quello che ha. Scrive che solo adesso ha capito cosa siamo per lui, che gli mancano la casa e i bambini e che è per questo motivo che non riesce a lavorare come i primi giorni. E comunque d'inverno il lavoro è pagato così poco che non ne vale la pena. Scrive che è sempre solo, che i vicini, gente molto ospitale, qualche volta lo invitano a casa e che quando la figlia si mette a suonare il pianoforte gli viene nostalgia di me. Shala dice: gli occhi di Amir sono due binocoli, da lontano ci vedono, ma da vicino è tutto sfocato, dico io. No signore, è tutto molto chiaro, è Amir che è cieco. Shala si aspetta che io annuisca. Mi sforzo di tirare fuori i ricordi che ho sepolto. Devo ricordare. Dov'è tutta quella sofferenza, quella rabbia, quell'odio? La mia memoria fa magie. È sparito tutto. E io mi vergogno, perché vorrei che Shala se ne andasse subito per poter leggere e rileggere la lettera.